Buon pomeriggio. Spero, penso che saremo collegati. E quindi do inizio al mio webinar. Come potete vedere, non ci sono state prove e quindi spero che stia andando tutto bene. Nel caso vogliano chiamarmi, mi metto l'auricolare. Ecco. Allora. Buon pomeriggio a tutti. Vi ringrazio perché siamo veramente, non credevo, ma siamo veramente un buon numero e sicuramente ci saranno dei vecchi amici collegati e che saluto caramente, forse anche degli studenti, che mi fa. Aspetta, vediamo un po' cosa mi vogliono dire. Scusate un attimino, ma boh, non so, niente. Io continuo. E quindi insomma siamo un bel gruppo. Se ci sono degli studenti li ringrazio, se ci sono dei vecchi studenti ringrazio ancora di più loro per aver trovato il tempo da condividere con il vecchio professore, per sentire cosa ha ancora da dire. E se c'è qualcuno che non mi conosce, lo ringrazio di avermi riservato un po' del suo tempo e spero che passeremo un'ora piacevole. Allora, per chi non mi conosce, lasciate che mi presenti, io sono Giorgio Lombardo, lavoro come professore di parodontologia, ho l'incarico di professore di parodontologia presso l'Università degli Studi di Verona. Sono succeduto al mio maestro, il professor Urbani, che spero mi stia guardando e che ringrazio veramente. Ho lavorato sotto il professor Gotte e ora lavoro sotto la direzione del nostro direttore, il professor Pierfrancesco Nocini, novello rettore dell'Università di Verona, che saluto e soprattutto ringrazio per avermi dato la possibilità di sviluppare queste ricerche di cui oggi condivideremo i frutti. E chi appunto mi conosce quindi sa che mi sono sempre occupato solo di parodontologia e quindi si può domandare, viene spontanea la domanda, come ci fa il prof a parlare di invitato da una casa di impianti a tenere un webinar su una particolare procedura. No, ecco, io volevo dirvi questo, io non sono qui a parlare di impianti. Ringrazio tantissimo da Bicon Italia per l'opportunità che mi ha dato, ma senz'altro la Bicon Italia non vuole che io parli di come si mettono gli impianti perché non sono certo io colui da cui si può venire a chiedere come si fanno a mettere questi impianti. Io ho imparato come hanno imparato tutti, avete imparato voi quelli che già sanno usare questa tematica e spero numerosi coloro che andranno magari spinti un po' da questi webinar ad apprendere questa sistematica. Ma io non sono un implantologo e se vi capiterà, probabilmente in alcuni casi che vedrete come i miei impianti non sempre sono proprio dritti, dritti. Faccio anch'io, come tutti voi, del mio meglio. Altri sono quelli veramente bravi, alcuni mi hanno preceduto, no? Il dottor Giuseppe Carbonaro, non ancora professore, il dottor Giuseppe Carbonaro, che saluto caramente, vi ringrazio per la sua amabilità e amicizia che ha sempre dimostrato nei miei confronti, il dottor Stefano Carelli, che è colui che fondamentalmente mi bacchetta e mi aiuta, mi stimola a migliorarmi. Saluto anche l'altro conferenzista, il mio collega, il professor Cicconetti Andrea, della Sapienza di Roma, un esperto nel metabolismo e della fisiologia dell'osso, che meglio di tutti avrà saputo spiegarvi nei webinar precedenti come si comporta l'osso attorno a questi impianti e perché questi impianti presentano certe caratteristiche e certe performance. Ma soprattutto voglio ringraziare colui che un pochino è stato il deus ex machina di tutta questa vicenda e che da uomo conosciuto per fama, poi conosciuto in persona, adesso è diventato per me veramente un maestro per quello che riguarda questa sistematica e che
e che continua tuttora a stimolarmi verso nuove avventure. Io lo ringrazio tantissimo perché, come vedrete, nel conto della narrazione, è una persona che ha influito moltissimo nella mia vicenda, sia professionale che anche umana. Resta il fatto quindi che tutto questo non sarebbe potuto succedere senza la coordinazione della signora Coco, che ringrazio per tutto quello che ha fatto per me, per darmi la possibilità di fare questo webinar. E non posso dimenticare il tecnico informatico Alessandro Mancini, che veramente è molto molto bravo e molto paziente. Quindi ringraziato tutti e io vengo al titolo della mia presentazione. Cambio di paradigmi nelle riabilitazioni implanto-protesiche nelle aree estetiche in pazienti con storia di paradontite. Il tema è abbastanza interessante, soprattutto è forse anche volutamente leggermente provocatorio per invogliarvi a collegarvi. Cambio di paradigmi. Quando mi è stato dato questo tema, io veramente avrei voluto parlare di qualcos'altro molto più pacifico, tranquillo, sereno, tipo portarvi i risultati della statistica che della ricerca che abbiamo fatto su 350 impianti seguiti per meno di 7 anni. Insomma, una cosa statistica. No, il direttore scientifico, il professor Marincola, è venuto a stimolarmi. Ha detto: Giorgio, no, tu devi parlare di questo argomento, perché questo è l'argomento che a te è stato mandato, affidato e che noi desidereremmo tu sviluppassi. Il cambio di paradigma non è una cosa semplice, perché se andate a guardare cosa dice il vocabolario, il paradigma è quel complesso di criteri di soluzione di problemi che caratterizza una comunità scientifica. Cioè è l'opinione della comunità scientifica in una fase determinata dell'evoluzione storica di una disciplina. E la nostra disciplina, in questo caso, è l'implantologia di cui stiamo parlando. E quindi quando c'è un'opinione consolidata attraverso questa comunità di scienziati, quando qualcuno viene a proporre qualcosa che cambia il paradigma, può configurarsi un tentativo di rivoluzione scientifica. Ai mutamenti di paradigma sarebbero in tal senso riconducibili le cosiddette rivoluzioni scientifiche. Quando io ho letto questa frase, mi sono tremati i polsi, perché non ho potuto non pensare a cosa è successo a Galileo quando è andato a spiegare che la Terra era rotonda e non piatta. Tutti sappiamo le sue vicende. E quindi è chiaramente per far capire che siamo qui con tutta la tranquillità e la serenità del mondo, che siamo qui proprio per aprire un dibattito e una possibilità. Io farò vedere quelle che secondo me sono alcune cose che vale la pena che vengano condivise con la comunità scientifica e anche fra i colleghi. Bene, sperando di non fare la. Io vi sto di non sollevare troppo, troppo scalpore, e sapendo che alcuni sono già d'accordo con me, perché se sono utilizzatori di questa sistematica, spero mi daranno manforte, ma comunque sono io spirituale. Io adesso sto per dirvi una cosa che è veramente qualcosa che, quando l'hanno detta a me, quando Mauro, il professor Maricola, me l'ha detta, io non ci credevo e sono stato veramente duro da convincere, perché sapete cosa mi è stato detto? Mi è stato detto che gli impianti possono essere messi anche 6 mm sotto la cresta d'osso. Quando, ecco, no, no, non spegnete per favore il computer, non andate via, datemi la possibilità di spiegare. Tutto va contestualizzato, tutto va contestualizzato. Tutto va visto attraverso le motivazioni e l'argomento di cui si sta parlando, perché non bisogna generalizzare. Io sono d'accordissimo. Che d'accordissimo con tutti i miei colleghi, con tutti i miei amici, con tutte le persone che stimo sia professionalmente e umanamente, che
un impianto non disegnato per essere posizionato sotto cresta non va posizionato sotto cresta, perché è verissimo che un impianto che è stato disegnato e ha delle caratteristiche per comportarsi a livello crestale, a juxtacrestale, se lo mettiamo sotto cresta crea dei problemi. E lo dicono i sacri test. Vedete, questo l'ho preso dal Carranza, e che dice chiaramente che una se noi posizioniamo troppo apicalmente un impianto, a causa di un'alterazione del trofismo, a causa di una scomparsa dei volumi ossei, a causa di una serie di problematiche, noi creiamo un danno tessutale notevole con comparsa di gravi disestetismi. E quindi hanno ragione. E quindi cosa dire a questo? Questo è un impianto sicuramente posizionato in cresta, perché vedete che bello che è, sì, insomma, è carino, ma vedete, non c'è perdita di tessuti. Sta bene, ecco, l'hanno posizionato in cresta. No, questo è un impianto Bicon che è 9 anni che è in funzione ed è posizionato sotto cresta molto di più di quell'altro che aveva dato tutti i problemi. E sapete perché? Perché questo impianto ho scoperto anch'io, adesso, però come San Tommaso ho dovuto provare, per questo che sono molto convinto di quello che dico, perché ve lo dimostrerò anche, questo impianto è stato disegnato per essere posizionato lì, è stato disegnato l'impianto, il moncone, gambo del moncone, la corona, è stato disegnato per questa funzione. Questo no, questo era un impianto disegnato per stare in cresta che hanno posizionato sotto cresta. Si parla di due mondi diversi. Spero quindi di avervi trattenuto. Io non mi pongo in antitesi a ciò che dice la letteratura. Io dico che gli impianti disegnati per essere posizionati sotto cresta possono e devono essere posizionati sotto cresta. Nel corso della trattazione vi spiegherò, cercherò di spiegarvi perché. Cos'è che condiziona tutto? Qual è il nocciolo della questione? Di cosa stiamo parlando? È una entità che turba i sogni dei parodontologi e sturba soprattutto i sogni degli studenti di parodontologia quando devono fare l'esame. Perché stiamo parlando della ampiezza biologica. Dato quindi che non è così assodato che un impianto posizionato sotto cresta sia mal posizionato, se è un impianto disegnato per essere posizionato sotto cresta, vediamo come mai io sono venuto a contatto di questa vicenda, di questa sistematica che mi ha così favorevolmente impressionato da disturbarvi per mettervi a fronte, per mettervi a in comune, che per dividere con voi le mie esperienze. Era il 2007, sembra ieri, ma il 2007 era l'anno in cui Steve Jobs ha presentato il suo iPhone 4. Sembra ieri, ma prima usavamo il Nokia, abbiamo usato il Nokia fino al 2007, il Motorola, gli altri impianti. È stato l'ultimo anno che la Ferrari ha vinto un campionato del mondo. È stato l'anno in cui Berlusconi non era più al governo perché c'era Prodi, ma aveva vinto la Coppa dei Campioni con il suo Milan, mentre la Juve era in Serie B e stava tornando in Serie A. Prodi era capo del governo nel 2007 e Grillo, nessuno poteva pensare che un comico avrebbe fatto un movimento che sarebbe diventato un partito. Chi poteva pensarlo? Purtroppo è l'anno anche della morte di Pavarotti, è l'anno in cui i nostri soldati sono in Iraq e George Bush è presidente degli Stati Uniti. Obama sarebbe arrivato due anni dopo. Quindi la vita scorreva comunque tranquilla nella clinica odontoiatrica di Borgo Roma, nel Policlinico di Borgo Roma, clinica odontoiatrica di Maxillo Facciale, dove io svolgevo la mia attività di parodontologo. Quando un giorno del novembre del 2007, precisamente il 12, il direttore mi chiama, mi presenta una paziente e me la affida perché soffre di parodontite. E mi raccomando, dice, non facciamo brutta figura perché è un'amica di miei conoscenti, ci terrei che facessimo bella figura. Mi raccomando, Giorgio, non venirmi meno. Ecco, io insomma ero abbastanza, come posso dire, fiducioso, mai essere troppo fiduciosi, perché comunque fosse si trattava di parodontologia
E la parodontologia offre grandi opportunità e grandi possibilità. Per cui, quando visito la paziente, è vero, il caso è complicato. Il caso è complicato, però andiamo a vedere. Eseguo un sondaggio, non tanto del dente chiaramente compromesso parodontalmente, ma di quei denti vicini, perché secondo me l'importante è cosa c'è vicino al dente che vogliamo salvare, perché se i denti vicini ci danno possibilità, possiamo fare qualcosa. In questo caso, però... sì, in questo caso il sondaggio mi dice che potrebbe essere trattato, però non è così grave. Guardiamo infatti come si trattavano i pazienti e come si trattano tuttora i pazienti in clinica odontoiatrica che soffrono di parodontite. Cioè, prima di togliere un dente dei settori anteriori, bisogna pensarci moltissimo, specialmente in un paziente parodontale. Poi la letteratura ci dirò perché, ma il buon senso ti dice che è molto difficile ricreare quelle strutture che sono andate perse, se è difficile attorno a un dente, pensate attorno a un pezzo di metallo. Come facciamo? Cioè, pensare, bisogna affrontare un problema, o anche a questo punto anche un pochino, come posso dire, di valutazione delle proprie possibilità. E per cui io ritengo che bisogna salvare i denti, fare di tutto per provare a salvare i denti. E così. Questo trattasi di un difetto infraosseo e quindi lo sottopongo alle più normali procedure che si usano in questi casi. Nel 2007, davanti a un difetto infraosseo parodontale, il trattamento più consigliato era dopo la disinfezione, l'eliminazione del biofilm, del tessuto di granulazione delle superfici radicolari, la tecnica era quella delle amelogenine con Emdogain. E applicata questa tecnica, si deve lasciare il tempo che TIA faccia la sua funzione e poi chiaramente bisogna associare altre tecniche, no? Per esempio, una tecnica molto valida in questi casi è l'ortodonzia che aiuta a recuperare i denti, a ricreare gli spazi, a togliere l'occlusione traumatica. Insomma, dall'insieme delle due specialità, nonostante il paziente non ne voglia sapere di pulirsi e di venire ai controlli, si riesce a creare situazioni che possono tranquillamente far sperare poi per il proseguo della vita del paziente una duratura funzione e armonia con i suoi tessuti parodontali e dentali. Bene, questo io speravo, perché cioè, sapevo che quello che potevamo fare, ero abbastanza fiducioso e quindi quando proseguo la visita della nostra paziente Miria, però mi accorgo che il caso era molto più complicato. Vedete? Non c'è bisogno che lo descriva, c'è un sventagliamento, una perdita dell'altezza, una quasi espulsione dei denti, ma soprattutto la radiografia mi dice che c'è una frattura di un dente. E quando c'è una frattura di un dente, nessuno di noi può fare più niente, il dente va perso. E la grave compromissione degli elementi vicini, la loro perdita di sostegno e di struttura ossea e parodontale, faceva sì che il quadro non poteva obiettivamente, sommando tutti i fattori, adire ad una riabilitazione che avesse soddisfatto la paziente nel tempo e duratura. Soprattutto erano le aspettative della paziente che erano sconvolgenti, secondo me, perché la paziente mi dice: "Guardi, professore, che mi raccomando, che però io non voglio, no, ho sentito parlare, mi hanno proposto tecniche d'aumento d'osso, io non ne voglio saper, non ne voglio sentire parlare. Non voglio portare protesi, lungi da me portare protesi mobili, rimovibili, scheletrati, parzialini, non voglio spendere tanto e soprattutto non voglio che durare tanto in ballo, voglio una cosa che sia veloce e voglio poi che alla fine sia proprio bello il risultato. Non voglio che nessuno si accorga che io ho fatto questo trattamento." E poi è una cosa che desidererei tanto da quando ho cominciato ad avere i denti che si aprivano, vorrei ritornare a passare il filo interdentale. Ecco, io ho detto, a questo punto è finita. È finita Miriam, è la svolta della mia vita. Uno non sa mai quando il Signore ti manda le sue prove, oggi è arrivata la mia e sinceramente non sapevo cosa fare, perché non c'era, con le mie conoscenze, non c'era possibilità di soddisfare queste richieste della paziente. Perché andiamo a vedere cosa sapevamo noi nel 2007 riguardo agli impianti dentali. Allora, tutto verteva all'inizio tutto si è concentrato sull'altezza biologica. Sull'altezza biologica che ne parla Gargiulo. Già nel 1961 ne parla Gargiulo e dopo sul materiale bioottico stabilisce che quella che lui chiama dento-gingival junction
si ricostituisce sempre con una costante, che tra l'osso e l'ultima cellula dell'epitelio giunzionale deve esserci almeno 1 mm di tessuto connettivo, mentre la componente giunzionale epiteliale poteva presentare delle dimensioni che potevano variare. Beh, questo chiunque ha studiato sull'Inde la riconosce perfettamente, è l'immagine che ho tratto dall'Inde di quella che è l'ampiezza biologica, che è data quindi dall'epitelio giunzionale, ma quello che è importante, che è fisso ed è costante, che si riforma sempre, è il millimetro e mezzo di connettivo. E questo lo ritrova Berglund nel 1996 nel suo studio sugli impianti. Rivede, cambia le dimensioni della mucosa da un lato e dall'altro e vede che quando la mucosa non ha sufficiente spessore per dare spazio all'ampiezza biologica, l'ampiezza biologica se la va a cercare nell'osso. Come succede? Facciamo un piccolo esempio. Vedete, quando noi mettiamo un impianto, lo protesizziamo, adesso chiaramente cioè, è schematico. Perdono per la qualità del disegno, ma insomma, i ragazzi sono stati secondo me bravissimi e li ringrazio. E vedete, a questo punto noi abbiamo fatto un tramite. Abbiamo fatto un tramite che passa dall'esterno all'interno, cioè c'è una struttura che passa dall'esterno all'interno dei nostri tessuti. Non la possiamo lasciare così, bisogna sigillarla. E infatti la natura ha pensato bene di creare il sigillo. E il sigillo è il sigillo dentogengivale. L'epitelio dentogengivale con i suoi midesmonovi sigilla. Se, e però l'epitelio va, decide lui dove andare e va fino a quando la situazione è tranquilla. Ha sigillato bene e apicalmente alla sua ultima cellula non ci sono batteri, non ci sono problemi, tutto è tranquillo. Allora lui si ferma. Ma e se si ferma? Là, allora a più di 1 mm dall'osso si può ricreare l'ampiezza biologica. E l'osso non ha danno. E tutto è in pace. Ma attorno a un impianto difficilmente si avvera questo. Perché un impianto, come potete vedere, nella stragrande maggioranza dei casi, non in questi impianti di cui vi sto parlando, e questa è una cosa importante, che bisogna proprio che ci entri nella testa, se c'è una vite, io ho sempre pensato, perché metti una vite? Perché c'è bisogno, perché se no le due strutture non stanno attaccate. E quindi tutto dipende, vabbè, a volte farai anche degli altri accorgimenti, ma se vuoi metti una vite perché non ti fidi, le due strutture non sono tutte. Per cui, come è una delle caratteristiche che tutti sappiamo che è propria delle viti, è quella che come si avvitano, si svitano. E se si svitano, tutta la struttura perde la sua unicità. E cosa succede? Succede che si forma un gap, si forma uno spazio. Molto si è parlato del fatto che questo spazio è foriero di fuoriuscita di bacterial leakage, si chiama, tramite di batteri attraverso gli spazi del pozzetto. Ma in realtà c'è una cosa ancora più fastidiosa per l'osso, che sono i micromovimenti che fa la struttura. Questi micromovimenti provocano il riassorbimento, per cui non è solo il batterio. Non è solo il gap, è il fatto che ci sono micromovimenti della struttura che fanno sì che si crei una zona di noxa infiammatoria. E quando c'è una noxa infiammatoria, il nostro epitelio cerca di andare a sigillarla, portandosi apicalmente al piatto dell'impianto. E a questo punto deve ricrearsi l'ampiezza biologica. Mentre l'epitelio giunzionale, che sarà sempre di 1 mm, mentre l'epitelio giunzionale può variare. Come ci dimostra i meccanismi fisiologici di guarigione di uno scheri a cielo aperto ad un dente. Se la situazione, se la struttura è biocompatibile, l'epitelio giunzionale può formarsi anche per più di quel millimetro e mezzo che gli era stato addebitato da Gargiulo. Ecco, questa è la situazione che Albrechtson codifica come uno stato di normalità. Anzi, fa parte del successo. Non deve essere perso più di 1,2 mm e 1,5 mm, e poi però non bisogna perderne più. Come, però accetta che si perdano altri 0,2 mm ogni anno. E beh, qua la situazione non è stabile, e soprattutto nei settori estetici ci deve spaventare.
Va bene, allora, questa immagine è facile da ricapire, si è formata l'ampiezza biologica. Questo era il livello dell'impianto, qua l'osso si è riposizionato a creare l'ampiezza biologica, faccia stare. Ma l'ampiezza biologica, come ci dice Grunberg nel 2005, un articolo che mi ha interessato tantissimo, non si sviluppa, come? Non è solo verticale, no, è anche orizzontale. Come orizzontale? Eh sì, perché si forma una coppa. Non è solo verticale, è una coppa infiammatoria che si estrinseca in verticale, ma anche in orizzontale. Per cui ci vuole spazio. Se non c'è spazio vestibolare, l'osso non può mantenere i tessuti. The tissue is the issue, but the bones set the tone. Così diceva Grunberg, e così ha ragione, ma sì, ma ha ragione però con questo tipo di impianti che abbisognano di 2 mm di osso, almeno 2 mm di osso vestibolarmente alla testa dell'impianto. Perché? Per i motivi che abbiamo detto prima, per concedere all'ampiezza biologica di formarsi senza creare problemi. Se non ci sono i 2 mm, Grunder ci mostra che cosa succede. Si espone l'osso perché si espone l'impianto perché recede il margine osseo vestibolare. E se recede il margine osseo vestibolare, conseguenze ci sono a livello dei tessuti molli. Per cui bisogna stare attenti non solo a mettere degli impianti in creste sottili, ma anche a mettere gli impianti non troppo vestibolarizzati. Devono uscire, come poi vedremo, in maniera giusta, corretta, perché se no c'è una recessione dei tessuti. Non subito, ma nel tempo. E infatti Buser nel 2004 ce lo dice, santifica la questione, elevandola al ruolo di filosofia. Oh, okay. Filosofia, una filosofia guidata dalla protesi. E c'ha ragione, perché se noi non mettiamo l'impianto in maniera corretta tridimensionale, avremo guai ci incoglieranno. Quindi lui identifica delle zone di comfort e di pericolo in cui bisogna non posizionare l'impianto e ci mostra cosa succede. E questo era quello su cui ci concentravamo, perché bisognava posizionarlo bene l'impianto, e bisogna tuttora posizionarlo bene l'impianto, ma se non c'è osso, ma se non c'è gengiva, perché se non lo posizioni bene, cosa succede? Succede che c'è una recessione dei tessuti, e a volte la recessione dei tessuti aiuta ancora anche a scoprire l'impianto, e allora che cosa si fa? Quindi non era una questione facile. Per cui io vi posso dire con tutta sincerità che nel 2004 io, per quanto riguarda l'implantologia, con carico immediato ero felice se i miei impianti io li ritrovavo 2 anni dopo. Non stavo ancora a guardare, non guardavo l'estetica, ma proprio per quello ho sempre guardato l'estetica dell'implantologia, perché tutte queste nozioni mi spingevano a dire che era una cosa per pochi, come posso dire, non eletti, ma per persone che hanno dedicato la propria vita solo ed esclusivamente ad imparare una procedura chirurgica adatta ad una sistematica implantare in modo da poterla applicare con predicibilità di successo. Io non faccio l'implantologo, non mi dedico all'implantologia esclusivamente, non sono uno specialista, per cui, e non lo ero, per cui non la facevo l'implantologia nei settori estetici. La demandavo ad altri professionisti in grado di assicurare ai miei pazienti e ai loro pazienti risultati predicibili. Che poi questo avvenisse sempre, purtroppo non posso dire che era la realtà. Ma cosa succede nel 2005, proprio mentre io comincio ad avere un pochino di orgoglio perché i miei impianti cominciano a non andare più perduti? Furhauser dice: no, no, non basta solo che l'impianto stia in bocca. Non basta solo che soddisfi i criteri di Albrechtson, deve soddisfare le mie 7 variabili. E così propone il PICE Aesthetic Score. Sono 7 variabili, ma cosa vedete? Che quelle più importanti sono la papilla, le papille e il margine vestibolare. E fa anche vedere, fa anche degli esempi. Degli esempi. Scusate. Fa anche vedere degli esempi. Come si fa a levare questo qua? Allora, e vedete il primo esempio?
È praticamente quello che lui considera quasi la perfezione, però da persona assennata non dà il 14, che è il massimo che può dare, dà un 13,8. Dà un 13,8. Bene, e questa è poi quello che, in cui vede la maggior parte, si localizzano la maggior parte dei risultati, cioè attorno a un 7, una via di mezzo, e poi ci sono risultati gravemente antiestetici che raggiungono il 2. E per dare queste valutazioni coinvolge 20 suoi colleghi e di studenti della scuola di odontoiatria. Tra questi colleghi ci sono protesisti, chirurghi e ortodontisti. Io vi lascio prima per dire chi sono i più severi, i protesisti, i chirurghi. No, i più severi sono gli ortodontisti. E perché? Perché sono al di fuori della triste quotidiana battaglia sul fronte e non sanno tutte le fatiche che comporta questo tipo di riabilitazione, per cui danno un giudizio spassionato, senza pietà e quindi probabilmente quello più obiettivo. E quindi obiettivamente, scusate, mi stanno arrivando delle richieste di entrare nella waiting room. Non credo che devo risolverle io, ma io ammetto tutti, benvenuti. Benvenuti. Allora, mentre invece gli studenti sono come i loro professori, fanno bene, fanno bene. Sia lei, sia. Ops, abbiamo un problema. Pronto? Sì, sto andando bene. Cioè, mi pare. Procedo. Perfetto, grazie. Ecco, scusa, sì, perfetto. Allora, telefonata di. Perché avevamo avuto dei problemi abbastanza seri con questo Zoom, con questa piattaforma, ma sembra che stia andando tutto bene. Grazie, Ale. Bene, e. Ci sono quindi sette variabili da contarci, e quindi se volete un giudizio spassionato, un caro saluto agli ortodontisti e credo che vi coinvolgerò nella valutazione dei miei casi. Mentre invece coinvolgerò anche i prostodontisti e i chirurghi, non mentre, ma sicuramente coinvolgerò gli altri colleghi che sono, mi sembra, più propensi a guardare con benevolenza il nostro operato. Sta di fatto che le tre maggiori determinanti, tra le tre maggiori determinanti, Furhauser dice quello che incredibilmente, perché se ne parlava così tanto, si comporta con maggiore stabilità è la papilla, mentre invece quello che dà più problemi è il margine vestibolare, l'altezza del margine vestibolare, quello che ha trovato lui nel suo studio. Infatti, perché? Allora, i denti noi sappiamo vanno da 3 a 4,5 la distanza della cresta dal punto di contatto e si riforma sempre la papilla. Se poi un dente, perdiamo un dente, ma l'osso era integro, si mantiene integro e l'impianto lo riusciamo a posizionare a 4-5 mm dal punto di contatto, si riforma la papilla. Se però abbiamo un paziente che soffre di parodontite e ha perso osso, quando noi togliamo il dente non avremo più 4 mm, ma avremo 6 mm. E di conseguenza, con 6 mm, non sempre nella nostra esperienza clinica si riforma la papilla. Come mai? Come mai? Perché? Aspetta che ammetto Claudio. Perché? Perché succede questo che non possiamo garantirlo? Ma perché? E beh, chi lo studia? Beh, adesso questo non può mancare. È l'articolo di Tarlo del 92, in cui dice qual è la distanza che il dosso deve avere dal punto di contatto perché noi predicibilmente riformiamo la papilla. E questa distanza la vede e la quantifica tra 4-5 mm, l'osso si riforma nel 100% dei casi. Scusate, la papilla si riforma nel 100% dei casi. Ma se noi abbiamo una distanza maggiore tra la cresta ossea e la papilla, questa distanza si traduce in una imperfetta formazione della papilla. Tant'è vero che quando è 7 mm si riforma una volta su 4. Ma allora la situazione è complicata perché se questa ampiezza biologica si riforma sempre, se noi abbiamo messo l'impianto a 5
millimetri dal punto di contatto e poi si riassorbe, si porta tra 6 e 7, e a questo punto le papille non si formano più. Ma com'è invece che Chang nel 99 ha detto che le papille nelle riabilitazioni si formano? Magari implanto protesi che si formano con una buona predicibilità se tutto è fatto bene. Perché leggermente, se vogliamo, c'è una leggerissima perdita di altezza, ma fondamentalmente non c'è un disastro estetico, e per cui Chang dice che, grazie a Dio, la maggior parte dei nostri pazienti a cui facciamo una riabilitazione single crown, impianti nei settori estetici con denti integri e parodonto integro, è contenta del risultato che gli forniamo. Se però, perché questo ce lo dice Khan nel 2003, perché grazie a Dio la natura viene in soccorso. È vero che ci sono 7 mm dal punto di contatto all'ampiezza biologica, ma sui denti vicini ci sono ancora 5 mm e sono questo, è il parodonto dei denti vicini, che sostiene la papilla nei single crown. Per fortuna, grande madre natura, grazie. Allora, quindi adesso andiamo a parlare non più della papilla, ma parliamo di cosa succede al margine al bone. Cioè il buccal bone. Margine al bone, buccal al bone, faccia al bone. Chang, sempre nel suo articolo, dice che però la corona sull'impianto è mediamente più lunga di 1 mm. Quindi c'è una leggera recessione di 1 mm coronalmente. E se vogliamo, il trofismo delle papille non è comparabile, però c'è un leggero minor trofismo della mucosa attorno all'impianto. Allora potrebbero essere d'aiuto quelle procedure di aumento d'osso? Grunder lo aveva detto, se vogliamo essere sicuri, aumentiamo l'osso vestibolarmente, diamogli almeno 4 mm da testa dell'impianto. E per far questo, così sosteniamo il tutto, possiamo usare la guided bone regeneration o i graft. Bello. Così la nostra coppa di riassorbimento viene contenuta tranquillamente, non c'è movimento del margine vestibolare. Stiamo quindi entrando nell'argomento del mare magnum delle procedure di aumento. Scusate, non vedo, c'è troppa gente che vuole entrare. Allora, stiamo parlando delle procedure di aumento osseo prima dell'impianto. Stiamo parlando della chirurgia preimplantare. Mi verrebbe voglia da dire della chirurgia implantare che infiniti lutti addusse agli achei. Io vivevo assieme al mio professor Urbani quegli anni con molto entusiasmo, perché tutti noi che si occupavamo della nostra materia speravamo di dare ai nostri pazienti qualcosa di veramente bello. Per cui molte, abbiamo seguito tante filosofie, tante tecniche, i graft ossei, al problema intraorale, venivano fatti dal mento o dal ramo, ma in sostanza erano sempre interventi abbastanza invasivi per il paziente. Il paziente non è che lo passasse felicemente il periodo. Indubbiamente funzionavano, guardate che aumento di osso. Senz'altro abbiamo soddisfatto la richiesta di Grunder, abbiamo aumentato l'osso vestibolarmente, quindi abbiamo potuto mettere un impianto correttamente. Ma questo non vuol dire che siamo stati in grado di creare le papille. Non ci sono le papille. Io ho visto pochissime papille create dai processi di aumento di osso nei settori estetici preimplantati. Questo caso però vale la pena che ve lo racconti, perché ha segnato un po' la mia vita questo caso. Il paziente si presenta nel 2004 con questa recessione, gli dico: guardi, questa non è la recessione, lei ha fatto ortodonzia. Oh, gli ortodontisti. Ha fatto ortodonzia? Sì. Beh, questa è un riassorbimento della radice, non c'è più niente da fare. Non si può salvare, tanto meno si può andare a ricoprirla, quindi andiamo a toglierla. Però cerchiamo di creare le condizioni perché poi si possa fare una chirurgia additiva, nel tempo del 2004, ossea con tutto quello che comporta. Però non sono stato abbastanza incisivo a spiegargli quello che sarebbe andato incontro. Anche perché, sapete, cioè, ero convinto di dare qualcosa di valido proponendo questa. C'erano tutti i congressi, tutte le pubblicazioni, tutti i risultati
positivi, anche se vogliamo, per quanto riguarda la stabilità poi dell'impianto. Non potevamo dire così che c'era questa continuità dei risultati positivi sui risultati estetici di queste procedure nelle aree estetiche. Ma e quindi facciamo un mantenimento con dei sostitutivi d'osso, un piccolo innesto di connetturo per aumentare il trofismo di questi tessuti una volta ricoperto il materiale di innesto, e quindi quando rivediamo la paziente siamo, insomma, pronti per procedere a un innesto d'osso, come si faceva e come. E questo è il risultato finale. Ora, se andiamo a vedere, il risultato finale non è brutto, secondo me non è brutto. E si è stata ricreata la pupilla, ma vedete, c'è un cheloide, la paziente ha avuto molto gonfiore, ha preso molta paura, per cui si è rivolta ad un altro collega, e per quello che io ho il provvisorio, perché non ho potuto fare io il definitivo, i miei ragazzi non hanno potuto fare il definitivo perché la paziente non ha più voluto vedermi. E quindi, così, siccome stiamo parlando di vita vera, questa è la mia risposta all'assicurazione, al suo avvocato, che ha contattato l'assicurazione dell'ospedale, e tutti e due volevano però sapere se avevo la mia. Quindi non è neanche vero che l'ospedale, in ospedale sei tutelato, non più, o quelomeno non sei tutelato totalmente. A questo punto devi valutare se quello che fai ha un margine di rischio, per non mettere a rischio il paziente, per non mettere a rischio anche la tua vita professionale. Per cui da quel giorno io ho considerato le procedure di aumento d'osso una tecnica che era meglio lasciare ai chirurghi orali. Vengo confortato l'anno successivo dalla letteratura che sancisce che quando tu fai delle procedure di aumento d'osso preimplantari hai possibilità di fallimenti, e raramente, quasi mai, hai possibilità di ottenere risultati soddisfacenti dal punto di vista estetico. Pertanto, in questo articolo, che sicuramente non è l'ultimo degli autori, ha trovato che solo due riabilitazioni su tre erano soddisfacenti, insomma, non disastrose. Un terzo era disastrosa e nessuna aveva portato a risultati positivi. Per cui, se uno vuole risultati estetici nei settori anteriori in carenza d'osso, mi sembra che la letteratura cominci a orientarsi su una visione un pochino, come posso dire, attendista. Cioè, qui pensavamo di avere in mano la soluzione, ma in realtà la soluzione non ce l'abbiamo. Abbiamo dei problemi. Non è una procedura, quindi, che si può utilizzare tranquillamente nei settori estetici. Lasciamola agli esperti, lasciamola a chi lo fa, come si dice, di mestiere, a chi ha dedicato la sua vita a queste cose. Nelle mie mani, credo nelle mani di molte persone, le procedure di aumento d'osso nei settori estetici non sono procedure in grado di assicurare con precisione dei risultati soddisfacenti per i pazienti. Allora può darsi che possano dare migliori risultati, fatto quando riusciamo ad avere un po' di stabilità, mettere l'impianto e aumentare l'osso. Stiamo parlando della GPR contestuale all'impianto. Togliendo l'osso, togliendo il dente e ponendo l'impianto, rimane una parte di impianto scoperta. Dato per scontato che questo impianto abbia una stabilità primaria sufficiente a fargli gestire i micromovimenti conseguenti alle forze se li prendiamo in contatto con l'esterno, perché lo carichiamo. Bene, dato per scontato che la stabilità primaria, che è tutto un argomento che è importantissimo, che non dobbiamo trattare adesso, la GPR si fondava sul fatto che attraverso l'uso di membrane guidavi, grazie all'utilizzo della membrana seroocclusiva oppure della membrana riassorbibile se era materiale, associata al materiale, si otteneva la rigenerazione. Alcuni coraggiosi affrontavano anche il rischio di protesizzarla contestualmente, cioè lo caricavano, nella speranza che tutto poi andasse bene. In realtà anche qui le nostre speranze sono state un po' disilluse.
L'impianto con associato al Guide Bone Regeneration, questo vedete è un impianto che risale proprio ancora a quei tempi, nel 98, io con il professore, facevamo questo tipo di interventi cercando di, professore ed io, facevamo questo tipo di interventi cercando di ridare sostegno ai tessuti molli e dare stabilità agli impianti mediante l'uso di membrane riassorbibili, non riassorbibili, di innesto connettivo. Senz'altro l'osso lo ricreavamo, l'osso lo ricreavamo. Un'altra cosa è aver ricreato l'osso e aver ricreato l'estetica. Non si ricreavano le papille neanche con questa tecnica. È una tecnica quindi che esteticamente nei settori ad alta valenza estetica non è una tecnica che con predicibilità ci dà la formazione della papilla, perché bisogna far crescere coronalmente questo osso e la GBR verticale è una cosa un po' complicata da ottenere. Quindi, passano gli anni, no? Alle membrane non riassorbibili, succede alle membrane riassorbibili, allora bene, allora con queste possiamo risolvere tutti i problemi. Questa è una lesione endoparodontale che aveva distrutto la corticale, ma ce n'era ancora un po'. Quindi cerchiamo di posizioniamo l'impianto bello sotto, che non si sa mai, anche qui si fa di necessità virtù, ma offre di fianco a critiche questo posizionamento. Ma ricordiamoci, è il 2003. Erano tempi un pochino di sperimentazione, anche purtroppo, è vero, lo ammetto, sperimentazione un po' azzardata, non c'erano ma c'era la speranza di riuscire ad ottenere qualcosa di valido e bello. E quindi questo ve lo mostro perché invece tra quello che uno si propone e tra quello che poi riesce a fare spesso c'è di mezzo il mare. Guardate cosa succede, e succede che la membrana si scopre. E questo è un fatto che succede, succede, succede a me, succede a pochissimi, non succede, sono quelli veramente bravi a cui io demando questa tecnica, ma la membrana può scoprirsi, cioè con le quali le conseguenze sono variabili, a volte nulle, a volte gravi, ma il fatto che la membrana può scoprirsi, io vi mostro proprio per prendere la cosa eclatante, il caso forse più grave di tutta la mia esperienza. Per cui, a seguito dell'esposizione, il paziente si è rappresentato così dopo l'estrazione ed è così, non era certo una cosa che gli faceva piacere. E quindi ho fatto un aumento dei tessuti molli con l'innesto di connettivo, che in qualche maniera è riuscito a demendare il danno creato, mea culpa, dalla scelta, io credo, dalla scelta terapeutica fatta. Perché va sempre apportata alle mani di uno, alle possibilità, al caso clinico. Da tutto questo deve uscire la tecnica giusta. E così ho capito, ancora prima che Cameron dicesse, che anche la Guide Bone Regeneration associata al posizionamento di impianti nei settori estetici, specialmente quando i difetti sono un po' ampi, offre il fianco a considerevoli rischi estetici per accettabili risultati. Allora è possibile che allora da molte parti si pensa, cioè, si è cominciato a proporre l'innesto di connettivo, il connective subepithelial, connective tissue graft, e senz'altro è una grandiosa arma, una bellissima possibilità che ci viene concessa dalla natura poter accedere al connettivo del palato. È fantastico, ma è fantastico, però non può essere colui che ci risolve tutti i problemi. Ha le sue indicazioni e i suoi limiti, anche le sue grandissime possibilità. Io già nel 2003, dopo le male parate con le membrane, avevo pensato che il connettivo poteva essere utilizzato assieme ad altri autori che l'avevano pubblicato in letteratura che poteva essere utilizzato al posto della membrana negli impianti post-estrattivi. E avevo visto che i risultati non erano male, però l'alveolo era perfettamente conservato. Cioè, è la condizione di partenza che forse ha fatto sì che io ottenessi questo risultato, non la mia bravura. E senz'altro il connettivo però ha aiutato. Se non altro ha aiutato e non ha peggiorato. Sul fatto che sia veramente utile, bisogna che qualcuno però ci scriva di quelli bravi. E
E CAM nel 2005 lo sancisce nel suo articolo, stabilisce che il connective tissue graft è un ottimo mezzo per associato all'implantologia immediata, alla provvisionalizzazione immediata, più l'innesto di connettivo è la maniera migliore per mantenere l'architettura gengivale, risparmiare il riassorbimento post-estrattivo, aumentare la qualità e la quantità dell'osso, ed è specialmente vantaggioso nel caso di parodonte sottile. Ma da questo articolo mi comincia a farsi strada nella mia idea, nella mia mente, che nei settori estetici, se possibile, vale la regola del one shot. Cioè, i tessuti molli, che sono quelli che danno l'estetica, non devono accorgersi che è cambiato qualcosa. Cioè, prima passava un dente, adesso passa un'altra cosa, che è un impianto. E il suo moncone, la sua protesi. L'osso deve ricevere qualcosa che non gli crea un danno e che lui accetta. Non solo biologicamente, ma accetta anche come dimensioni. Non gli deve occupare lo spazio che a lui occorre per avere un buon trofismo. E come diceva Gruber, the bone set the tone of the tissue. Cioè, se il trofismo dell'osso è buono, anche il tessuto connettivo sarà buono. Il tessuto gengivale sarà buono. E quindi dice, prima di tutto, come vi avevo accennato, che non serve pensare che puoi risolvere i casi gravi con il tessuto di connettivo se usi degli impianti che hanno bisogno d'osso. Se usi quegli impianti che vogliono 2 mm di osso vestibolare, hai bisogno di creargli quell'osso vestibolare, che abbiamo visto quanto difficile è. Non puoi, avendo imboccato questa strada, puoi dire col connettivo risolvo. Non risolvi. Mentre invece risolvi il rischio di recessioni quando tutto è perfetto e non ci sono difetti grossi. Tu associ ad una tecnica in cui c'è un bel posizionamento dell'impianto, un osso sufficiente, il tessuto era sottile, metti il tuo innesto di connettivo e vedrai che lo trasformi in un tessuto in biotipo spesso che resiste molto di più alla tentazione della recessione facciale. Ma nel nostro caso Miriam ne voleva 4 di impianti, no 1. Grunde ci dice che quando metti i tuoi impianti vicini, le due coppe si possono riunire e se le due coppe si uniscono e tu li hai messi troppo vicino, succede che quando tu metti l'impianto, quei 5 mm che avevi iniziali non ci sono più nel mezzo dei tuoi impianti, ma non hai il parodonto dei denti vicini che ti aiuta. E qui veramente, veramente dal punto di contatto all'osso non ci sono più 5 mm. E questo si evidenzia nel fatto che la papilla tra i due impianti rispetto alla papilla tra gli impianti e i denti è più apicale, posizionata più apicale. E tutti noi teniamo questo evento perché compare il triangolo nero nella bocca, nel sorriso del paziente, ancora peggio se lo compare nel sorriso della paziente. Ed è ancora peggio quando c'è il sole, perché a questo punto se l'abbiamo messo in un parodonto sottile, in un osso sottile, gli impianti vicini, una superficie rugosa, potrebbe veramente essere l'inizio di quello che chiamano il nightmare estetico, perché là sotto il riassorbimento osso continua, perché i batteri sono arrivati sulle superfici rugose degli impianti. Tarno ce lo diceva, bad news, già nel 2000, mettere due impianti vicini. Questo è quello che vi dovete aspettare se mettete due impianti vicini. E se vi va bene, qui abbiamo fatto un innesto connettivo, per esempio, per rimediare. E Belsa, nel suo articolo, ce lo dice, state attenti, be careful, e questo mi suona ancora nella mente, non ci sono tecniche chirurgiche che possono con predicibilità portare a ricostituire in altezza verticale quello che voi avete perduto perché avete messo due impianti vicini o due impianti messi male. E lo mostra anche da ottimo, ottimo didatta e professore che è. E Salama in quegli anni stava sviluppando la sua filosofia che diceva una cosa giustissima. Se voi volete scegliere qual è il modo più giusto per riabilitare un settore estetico dove l'estetica è importante, la papilla è importante, il margine vestibolare sono importanti, non è importante ciò che c'è sotto, l'importante è ciò che vede il paziente, dovete guardare il livello dell'osso interprossimale. Se l'osso interprossimale, qui dalla sua tabellina,
i miei studenti conoscono, e se l'ossa interprossimale è normale, si riforma la papilla. Anche se c'è una tasca, come vedremo più avanti, la papilla comunque, anche se non perfettamente sostenuta, anche se c'è un sacco di millimetri di tasca, in qualche maniera si riforma perché c'è il parodonto dei denti vicini. Non c'è un collasso della papilla se c'è una lesione a due pareti attorno a un dente. Ma se c'è, e se c'è osso, noi mettiamo il nostro impianto, come abbiamo detto, perché un dente viene perso per frattura, l'alveolo è conservato, mettiamo il nostro impianto, c'è 4-5 mm, questa papilla si mantiene perché c'è l'osso dei denti vicini. Ma quando ci sono più di 6 mm, non, come dice Tarlo, ma lo dice anche Salama, non puoi più essere sicuro che la papilla si forma. Vuoi essere sicuro che la papilla si forma? Devi usare un Pontic. Un Pontic a testa d'uovo. Ed è quello che io sapevo. Nei casi estetici, se vuoi avere con predicibilità l'estetica, Giorgio, non gli altri, Giorgio, con le tue capacità e con le tue possibilità, non avventurarti quando è stato perso osso in altezza in un settore estetico nella ricostruzione dell'osso per poter posizionare l'impianto. Se vuoi risultati stabili nel tempo, fai come dice Salama. Ricostruisci con i tessuti molli la cresta e poi metti un impianto. I tessuti molli sono più friendly, ti perdonano di più e danno con più sicurezza un'integrazione. Per cui, vedete, era proprio il 2007. Erano i casi che facevano nel 2007. E non è detto che lo faccio ancora, però vedrete con tematiche diverse. Cioè, non faccio ancora l'aumento dei tessuti molli. Ma ecco, qua si tratta di aumentare il tessuto molle in altezza e in spessore. Quindi, cosa c'è di meglio del connettivo del palato? Da là va preso. Quello dal tuber. Il connettivo del tuber ha delle caratteristiche di densità di fibre diverse dal connettivo del palato. Ed è più adatto a essere usato come scaffold per mantenere lo spessore. Per cui è lui che dobbiamo utilizzare quando andiamo a ricostruire i tessuti, i volumi del settore anteriore. Lo utilizziamo, vedete, proprio come un innesto, come utilizzavamo i graft. Invece di avvitarlo, lo suturiamo. E si fa la sutura e si prepara la testa d'uovo. Si mette il provvisorio e si aspetta che i tessuti maturino. 3 mesi dopo, e questo 3 anni dopo, adesso se la paziente c'è ancora allo stesso punto, sono passati 20 anni. La prossima, se vuoi, webinar vi faccio vedere il caso a 20 anni, ma è sempre quello. Quindi c'è una stabilità dei tessuti, è un ottimo modo, e possiamo dirlo, è elegante, ma voi avete storto il naso. Abbiamo dovuto, e lo so che avete storto il naso, abbiamo dovuto limare i denti vicini. Sì, c'è un prezzo da pagare per l'estetica. È vero. Per cui anche questa non era la soluzione che mi faceva, non mi piaceva, no. Però, di necessità virtù. È una bella tecnica, dà dei bei risultati, si può fare, quando si vogliamo metterci al sicuro. Ma questa era Miriam. Non era un dente, non erano due denti, era una perdita d'osso e un caso in cui tolto i denti non c'era, c'era un grandissimo dislivello osso, un baratro. E proporre a Miriam i Pontic non era quello che voleva, perché Miriam voleva 4 impianti immediati. E adesso capite perché con quello che sapevo, questa richiesta era per me non possibile esaudirla. Per cui pensavo veramente di essere arrivato al momento di trovare un altro lavoro, un altro mestiere, vediamo un po' cosa si può fare. Quando me lo ricordo ancora come fosse adesso, mi viene in mente che avevo ascoltato una conferenza in cui parlava il professor Mauro Marincola dell'utilizzo di impianti strani. Erano impianti strani, ma mi aveva colpito per i casi che mostrava, anche se andavano contro. E per quello che non gli ho dato subito attenzione, perché è difficile cambiare il paradigma. I casi che mostrava andavano contro tutto quello che mi avevano insegnato e che io insegnavo. Per cui non potevo diventarne un sostenitore così. Ma mi avevano colpito. I denti erano belli, l'estetica era bella, gli anni erano passati follow-up altissimi, impianti che però contraddicevano tutte le
cose che mi avevano insegnato. E cos'erano? Beh, intanto erano impianti. Ah sì, questo è quello che succede, scusate, in Miria, se la riabilitavamo, mi sono lasciato prendere, la riabilitavamo, anche se noi mettevamo quattro impianti, il connettivo, questo non sarebbe stato sufficiente a garantire l'estetica. Questo voglio dirvi, il connettivo non può emendare tutto. Con il caso che noi avremmo avuto, molto probabilmente, sarebbe stato questo. Questo era quello che sarebbe successo a Miriam facendogli la chirurgia che lei voleva con quello che noi conoscevamo. Per cui, benvengano questi impianti. Come vedete sono impianti un po' diversi. Quindi adesso credo che qualcuno li conosca già. Qualcuno non li conosce, qualcuno ne ha sentito parlare. Andate a vedere i webinar che mi hanno preceduto. E sono, i relatori sono di altissimo valore, ve lo posso dire, io ne ho visti tanti, ne ho seguiti tanti, sono di altissimo valore, sono molto bravi nella loro materia. E non perdete, quindi il dottor Carbonaro, il dottor Carelli, il professor Ciconetti, sono nell'archivio della Baico, ma non perdete assolutamente il webinar di Paolo Perpetuini, che è l'odonto tecnico della Baico, che devo dire mi ha aperto la mente, mi ha fatto capire veramente che se riesco a trasmettere qualcosa adesso a voi, lo devo anche a Paolo. Grazie Paolo, veramente di cuore per tutto quello che hai fatto e mi hai insegnato. Ma professore, lo so, a testa dura, però. Bene, allora io vi dico, tanto perché se no chi non sa e deve ancora andare a informarsi, non resti nel nulla, come sono fatti questi impianti. Sono infatti con la forma plateau, vedete? Non hanno spire. Inoltre, la testa non è a 90 gradi. La testa non è a 90 gradi e è inclinata. La spalla dell'impianto è slooping, inclinata. E questo è fondamentale perché concede, beh, non voglio entrare troppo nel merito perché non è questo il mio compito. Io l'ho imparato come voi, mai più vengo a insegnarvelo. Per cui guardate solo la forma, non è una forma normale. Ma vabbè, a parte la forma, però, a me come parodontologo, vabbè, la forma è importante. Ma cosa interessa a noi parodontologi? Interessa la connessione impianto-abutment dei vari impianti. Bene, questa connessione ha una caratteristica tale per cui, pensate, pensate, può essere messa fino a 5-6 mm, sapete perché? 5-6 mm sotto cresta, vedrete. Perché? Perché noi non possiamo mettere l'impianto sotto cresta? Per tutti i motivi che abbiamo visto. Se l'impianto a livello della connessione impianto-abutment non è sigillante e stabile, cioè non è diventato un tutt'uno che non ha bisogno di viti per rimanere insieme, l'impianto andrà a creare l'ampiezza biologica. E dove? Apicalmente a dove noi abbiamo messo la testa dell'impianto, per cui con la creazione di tasche. Ma questo impianto, che normalmente di default viene messo 2 mm sotto la cresta, utilizza un abutment che non ha bisogno di viti perché si connette tramite una conometria con l'impianto stesso. Quando l'impianto e l'abutment si attivano, diventano un tutt'uno. Non c'è più spazio e un tutt'uno rigido che non ha micromovimenti. La protesizzazione e infine speriamo che questo sia il risultato. Proviamo a vedere cosa succede. Quindi, se ben mi ricordo, chiamo il professor Marincola, gli spiego il caso, lui molto amabilmente si fa mandare l'attacco. Ecco, mia sorpresa dice, guarda, sta venendo Natale, lasciamo stare, vengo su a gennaio e la opero, e la operiamo insieme. E dico, grazie Mauro, sei molto gentile, ma insomma, tanto ci conosciamo, ecco, studieremo il caso, ci sarà da fare una dima chirurgica, un attacco, pre-post, una valutazione stereolitografica. Mauro arriva, saluta il direttore, saluta gli specializzandi, lo vestono. Entriamo in sala amabilmente parlando e sempre amabilmente parlando prende la pinza e toglie i denti. E io mi ritrovo la paziente così. E io dico, beh, è veramente finita, è veramente finita. Cioè, ho creato le condizioni perché veramente la mia carriera finisse. Io ho tanta fiducia in questo professore che viene da Roma, è anche simpatico.
Ma adesso che faccio? Io non so, cioè, scappo. No, no, a sto punto sono qua e guardo quello che succede, perché fate conto che non avevo idea di quello che sarebbe successo. Ma lui sapeva, per fortuna, quello che avrebbe fatto e sapeva che se non lo faceva io ero spacciato. Prende il micromotore e inizia, tastando, vedete che sta tastando l'alveolo, a fare gli inviti chirurgici. Ah sì, guardate, senza acqua. L'acqua non la usa. Ah bella, l'acqua non la usi. Eh sì, mi dice, perché così vedi quello che fai. Inoltre, a basso giro non surriscaldi niente, e inoltre ti permette di raccogliere l'osso. E io, ah bello, l'importante, beh sì, fondamentale, l'osso, perché probabilmente vorrà innestarlo a me dopo le fratture che mi farà il direttore. Ma sta di fatto che è bello che tu... Sì, bravo Mauro. Guarda Giorgio, guarda quanto osso, guarda. Io non capivo allora quanto importante era questa cosa. La raccoglie tutta e poi, dopo, e poi mette questi impianti, sono impianti piccolissimi, li mette a mano, li posiziona a mano delicatamente, sono posizionati delicatamente, poi delicatamente prende il materiale protesico. Per la riabilitazione protesica, ma non sono in grado di dirvi niente della protesi perché dovete seguire il webinar di Paolo Perpetuini per capire tutto quello che succede o sentire gli altri miei colleghi. Io ricordate che faccio professore di paleontologia. Ecco, e quindi a questo punto si prende l'osso che ha messo da parte e lo innesta a zeppare. Zeppato tutto. Prepara questi abutment, prepara i monconi e i miei studenti poi preparano un provvisorietto e lo mettono in bocca al paziente. Sono studenti, tutto bene, è stato fatto anche velocemente, lì per lì, per salvare la mia vita e la vita della paziente. E credo che abbia voluto fare questo grande gesto, perché questo è stato veramente un grande gesto, signore. Allora, alle 12, a mezzogiorno, la paziente era così, 2 ore dopo. È così, ha il suo provvisorio fisso, non porta provvisori mobili ed è contenta. E la paziente è contenta, io contento, direttore contento, tutti vivi. Ma cosa sta succedendo? Sta succedendo qualcosa? Cosa saranno questi impianti? E quando 2 settimane dopo mi porta l'attacco, vedo che l'attacco è integrato, vedo che l'attacco, il osso è integrato, cioè gli impianti sono nell'osso. Ottimo, quindi a questo punto aspettiamo un po' di tempo. I tessuti si rimaneggiano. Vedete come ha ripreso l'anatomia del dente, della gengiva attorno al dente, a testimonianza che non si può cambiare troppo velocemente la struttura anatomica di una paziente. Bisogna lavorarci, ma è un lavoro che può fare un paleontologo a questo punto. E infatti sapevo che prima o poi sarebbe venuto il mio momento e faccio con gli innesti di connettivo, cambio il trofirmo, come diceva Kahn, quantità e volume. Qualità e volume dei tessuti gengivali, a quel punto siamo pronti per la riabilitazione finale. Il risultato fa felice la paziente, sono corone, 4 corone singole, non ha mai portato un provvisorio, non ha mai sentito male, non si è mai gonfiata, è stata bene, sì, un po' di fastidio per gli innesti connettivo, ma il risultato l'ha soddisfatta. Ma noi sappiamo che i risultati poi si valutano nel tempo nei settori estetici. Per cui poi scompare perché non era di Verona e ricompare per un controllo, mi pare. Ah sì, fermo, guardate. Guardate l'osso. Questo l'osso, adesso vi concentrate per piacere. Guardate l'osso. Non dovete perdere di vista il livello dell'osso. Questo è il livello dell'osso al carico. Okay? Gli impianti sono posizionati sotto cresta. Era l'emibase emisferica raggiunge la cresta tramite post si chiamano, cioè gambi dell'abutment, di varia lunghezza, che permettono all'impianto di risiedere tranquillamente in un osso di volume adeguato e non preoccuparsi di quanto si assottigli all'osso cristallmente, perché dovrà passare solo un tubino di 2 mm, massimo 3. In questo caso, vedete, osso sottile, tubino da 2, 4 impianti, tubino da 2 che arriva in cresta. E guardate 8 anni dopo, guardate l'osso.
non si è mosso, osso che non si muove, tessuti molli che non si muovono. E 11 anni dopo? 11 anni dopo, osso immobile, tessuti che non si muovono. Così partiva nel 2007, disperati tutti. Così nel 2008, felici, ma cosa succederà? Così nel 2016, increduli. Così nel 2019, radiosi, raggianti di felicità. Perché? Perché guardate l'osso, come non si è mosso l'osso, come è rimasto stabile il suo livello coronale. Per cui vale la pena proprio un'immagine dedicata. Dopo 11 anni di posizionamento. Perché? Perché non è disturbato qui l'osso, lo vedete come si è creato? Anzi, è stimolato. Perché? Perché questi impianti sono corone singole? Perché si basano, e devono essere se possibile corone singole, perché si basano sulla legge di Wolf, che se l'osso viene stimolato, si adatta fisiologicamente, migliore, corticalizza e sta bene. Deve essere stimolato l'osso. Tant'è vero, adesso non è questo il caso, ma gli impianti che ho perso, perché ho perso anch'io degli impianti qui, poi un'altra volta ne parleremo, ma mi è stato spiegato perché. Perché non mi fidavo e i primi casi io li ho fatti di nascosto, senza dire niente, vergogna, splintati. E sapete quale che ho perso? Me l'ha spiegato bene Paolo. Quello in mezzo. E dico, ma perché ho perso quello in mezzo? Perché quello in mezzo, in un ponte, non è stimolato. L'osso gli dice, che sto a fare? Non servo a niente. E mi riassorbo. Questo quindi è per quello che la legge di Wolf ci dice, se hai un impianto come questo, protesizzalo singolo, che l'osso viene stimolato e matura. E quindi la stabilità dei tessuti molli conseguita e la stabilità dei tessuti ossei ottenuta ci ha fatto sì, ci ha consigliato, cioè che ci ha rincuorato e ci ha, insomma, abbiamo pensato che vale la pena di disturbare qualcuno che necesse qualcosa e l'abbiamo pubblicato. E quindi l'abbiamo pubblicato sperando che la comunità scientifica cominci un pochino ad accettare un po' il fatto. È passato sotto un disinteresse anche assurdo, ma se non altro non siamo stati crocefissi. Insomma, andiamo avanti. Il 2007 sicuramente ci ha permesso di arrivare agli altri anni successivi che vedremo. Comunque, ecco, 4 impianti singoli con carico immediato, posizionati sotto cresta e in una paziente con parodontite aggressiva, localizzata ai settori anteriori, con gravi perdite d'osso. Unendo le caratteristiche di questo impianto e all'innesto di connettivo, siamo riusciti a dare un risultato estetico stabile nel tempo. Per cui tu non sai mai il Signore quando manda i suoi segnali. E forse nel 2007 è stato mandato un segnale. Nel 2007, infatti, è iniziato il cambio di paradigma. Se ne va l'idea di ricostruire l'osso nei settori estetici per dare la possibilità a un certo tipo di impianti di essere posizionato e mi comincia a entrare nell'idea che nei settori estetici io ho la possibilità di offrire qualcosa di diverso. Un cambio di paradigma, chiamiamolo cambio di paradigma, non si ricrea più l'osso, ma si raggiunge l'osso che c'è bisogno, eventualmente lo si espande con le tecniche che bisogna adattare a questo tipo di impianti. E poi si utilizza per creare i volumi adeguati e l'estetica adeguata l'innesto di connettivo. E così nel 2009 arriva Elisabetta. Elisabetta, caso interessante, guardatelo qua. Viene mandata da un amico e Elisabetta non è un caso semplice perché oltre alle grosse lesioni endodontiche aveva una perdita d'osso. Cioè, quindi c'era una compromissione sia parodontale che endodontica, non solo i denti erano persi. Ma se andiamo a vedere, ritorniamo un attimino un po' di back to basic. Eccolo qua. Guardate la lunghezza di questi
segmenti. Questa è l'ampiezza, è l'altezza, la lunghezza che dice Tarno che ci deve essere dal punto di contatto dell'osso. Vedete che dove è rispettata la papilla è perfetta, dove invece è aumentata la papilla è deficitaria, ma trattandosi di denti è comunque sostenuta. Ma sono denti, se io vado a metterci gli impianti, io non posso sperare che una papilla si formi con tutta questa distanza tra l'osso, per cui devo cambiare, se voglio usare quegli impianti, il livello dell'osso. Devo farlo crescere coronalmente per poter mettere gli impianti allora ad un'altezza, per mettere gli impianti in un osso a questo punto ad un'altezza soddisfacente e adeguata. Ma voi sapete come si chiama questa? Si chiama GBR verticale. E sapete la mia reazione ogni volta che ne sento parlare? È questa. Perché tu devi essere molto fiducioso nelle tue capacità chirurgiche, protesiche, devi sperare che tutto vada bene, perché altrimenti può succedere che se qualcosa va storto, che questo sia il risultato che ottieni, o ancora peggio, questo è il risultato che ottieni. Ma a questo punto è inutile piangere sul latte versato. Hai voluto fare una GBR verticale in un settore estetico. Io non te lo consiglio mai. Quindi, non vado per la GBR verticale, ma adesso è il 2009 e conosco questi impianti, per cui vado per Bicon e Connective Tissue Graft. Prima di tutto devo creare le condizioni, lavorare sul Pontic. Come se io volessi fare una protesi fissa. Quindi, prima di tutto, estraggo i denti, creo un primo condizionamento della gengiva per poi poterla aumentare di volumi e di dimensioni, proprio come se volessi fare un pontic. E siccome l'osso è tanto, cioè il riassorbimento osso è tanto e lo spazio è tanto da colmare, non mi basta un innesto solo, devo usarne due, che guardate, utilizzo proprio come un chirurgo utilizzerebbe delle stecche di osso. Una volta posizionati e fissati gli innesti connettivo, suturo e, associando una frenulectomia, vado a chiudere. Questa era prima dell'aumento dei volumi dei tessuti molli, questo è come lo, guardate che bello, questo serve da protesizzare, ma la paziente non vuole un circolare, la paziente vuole gli impianti, nonostante, però guardate che bello, abbiamo guadagnato dei bei millimetri sia in spessore che in verticale, ma questo è il minimo con cui dobbiamo presentarci all'entrata in scena del nostro attore principale, che è l'impianto. Gli impianti vengono posizionati e il paziente riporta il suo provvisorio per altri 3 mesi. Dopo 3 mesi vengono posizionate le degli IAC, Integrated Abutment Crown, l'unità corona abutment. A questo punto sono 3 corone singole. E per aiutare ancora di più i tessuti facciamo un altro innesto di connettivo. È chiaro? Ma non è mica facile per il paziente accettare tutto questo. È laborioso, è complicato. Sì. Ma provate a fare la stessa cosa con dell'osso e vediamo quanto più complicato e doloroso tutto questo sarà. Però ecco, intanto seguiamolo nel tempo. Qui ci sono le nostre corone provvisorie, qua ci sono, è il momento del carico. È chiaro? Non era appena messo, i tessuti sono stati un po' così, ma guardate un anno dopo come sono maturati, guardate 5 anni dopo, guardate 9 anni dopo. Questa è una situazione che è soddisfacente, perché è vero che dal punto di partenza, dall'inizio, c'è stato un riassorbimento, ma è accettabile. È quello che tu accetteresti, auspicheresti, ti sogneresti, vorresti con un impianto singolo in cui hai fatto la GBR verticale. Qua sono 3 impianti e abbiamo perso 1 millimetro. Ma guardate poi. Non si è perso più niente. Una volta che i tessuti molli si sono rimaneggiati, hanno trovato la loro stabilità e sia il margine vestibolare, il margine buccale, sia le papille non si sono più mosse di 1 millimetro. Per cui, qual è il segreto di tutto questo? È il fatto che questi impianti, seppur in poco osso, danno una stabilità all'unità corona impianto
e non creano le condizioni perché l'ampiezza biologica vada a scavare l'osso per ricrearsi. Per cui l'osso rimane stabile nel tempo e così pure i tessuti molli, una volta che hanno avuto il loro rimaneggiamento, rimangono stabili nel tempo. La paziente è contentissima. 9 anni non serve. E così pure a questo punto arriva Paolo. Paolo, siamo sempre nel 2009, Paolo è stato mio insegnante. E quindi ecco, era stato già in cura dal professor Urbani, che l'aveva seguito che l'aveva seguito nel tempo, per cui possiamo avere la documentazione già dal 1978. È un caso di parodontite, indubbiamente. Ma seguendolo nel tempo, facendo le igiene, vedete che più o meno la situazione sta stabile, la grave compromissione dei incisivi inferiori li ha fatti spuntare. Ma poi, come sempre succede, a volte ancora di più quando sono accademici, ma sempre non bisogna mai fidarsi, e a volte i pazienti scompaiono. E Paolo scompare per 13 anni. Non sappiamo più cosa, che fine ha fatto. Nel 96 ci sono io che sto aiutando il professore. E quindi lo prendo in cura e vedo che c'è un peggioramento a livello dell'incisivo laterale. Bene, c'è una tasca. Un piccolo difetto, a quel tempo si usavano le membrane riassorbibili, eseguiamo una rigenerazione tessutale con membrane riassorbibili e dal 97 il paziente viene, come posso dire, passato in terapia prolungata di supporto. Terapia prolungata di supporto che non fa. Non lo vediamo più per 9 anni, nel 2006 viene solamente perché un dentista esterno gli ha splintato studente che ormai si muoveva. Insomma, vorrebbe sapere, Giorgio dice, dai, aiutami, mettimi a posto, dai, su. E io, professore. Allora, guardiamo un pochino, intanto, una cosa che voglio farvi notare, soprattutto agli studenti, citerei se ci sono collegati, ma credo di sì. Guardate, questo impianto, questo dente, che era già compromesso nel 1978, praticamente con cure saltuarie e lasciato a se stesso, ha resistito per 30 anni. Quindi, per favore, concentriamo tutti i nostri sforzi nell'aiutare i nostri denti, perché sono dei lottatori e danno grandi, grandi soddisfazioni. Ma se tu li abbandoni a se stessi, poveretti, come dice la letteratura e come dice la pratica clinica, prima o poi non ce la farà più e dovrai toglierli. E così è stato il destino. Non è stato curato, non è stato seguito, si è disinteressato della salute dei suoi denti, noi non l'abbiamo richiamato e quindi nel 2006 questo è il quadro clinico. Cosa fare? Beh, prima di tutto metterlo in condizione di avere una vita sociale. Ripuliamo dallo splintaggio il suo dente, lo seghiamo e lo splintiamo. E, bene, l'estetica c'è, la funzione no, ma l'estetica sì. Comunque può andare avanti. Adesso mi dice, beh, adesso faccio l'attacco e dico, oh, questa è una classe quarta divisione B. Classe quarta divisione B. Cresta sottile, di altezza conservata, non sufficiente a contenere l'impianto. E quindi siamo davanti alla necessità di fare una tecnica additiva, se, secondo la mia convinzione del 2006. Ma con quello che avevo visto, con quello che avevo studiato, con quello che mi avevano detto, ho detto, Paolo, proprio perché sei il professore, aspettiamo un attimino, perché la città è piccola, Verona è piccola, l'università ancora meno. Se ti faccio un disastro estetico nel settore anteriore, oltretutto lui c'ha un bel sorrisone, è anche un po' piaccioso, cioè, ci teneva proprio, voleva una cosa che nessuno, anche lui, anche che nessuno capisse che aveva perso il dente. Sì, ecco, io guarda, con questo che conosco, io ho questa, nel 2006, o ti faccio un innesto d'osso con le conseguenze possibili e immaginabili a te, che hai anche un parodonto sottile, vestibolarizzato, cioè, disastro. Oppure, invece di usare un impianto di diametro standard, prendiamo un impiantino piccolino e proviamo a infilarci questo. Prendiamo un impiantino piccolino e proviamo a infilarci. Sì, ma cambia veramente la cosa. Protesizziamolo. Siamo riusciti con bravura a infilarlo in questa corticale sottilissima. Abbiamo messo il nostro impiantino, Iusta cristale, lo protesizziamo e ci mettiamo anche un bel innesto di connettivo perché Kang ha detto che può aiutare. E poi chiudiamo. Ma il pittelio giunzionale va dove deve andare, va a sigillare il gap che c'è.
specialmente se poi c'è una corona lunga, che si può muovere di più. E quindi si riformerà l'ampiezza biologica. Cioè il riassorbimento procede e questo è il rischio. Recessione imponente dei tessuti con scopertura e traslucentezza dell'impianto. Questo non è lui, è un altro caso, che non è nostro per fortuna. Bene, non potevo rischiare. Non potevo rischiare che succedesse questo e per cui passano gli anni. Ma adesso facciamo un ragionamento. Pensiamo, e se invece di utilizzare questo, visto che facciamo che è già arrivato qualche anno dopo il 2009, al 2006, questo è il ragionamento. Se invece di usare quella tecnica uso questa, prendo il mio connettivo, prendo il mio impianto, bello sottile, lo metto bello sotto la cresta. Poi ci metto il mio integrated abutment crown, che non mi dà il rischio di cementi e che si integra e diventa un tutt'uno con l'impianto. Tac, tac. A questo punto l'ampiezza biologica? A certo punto si ferma, non trova gap, non trova interferenze, come dice il dottor Carelli, che è un grande esperto di come si comportano questi impianti e i loro rapporti con i tessuti molli e soprattutto con l'ampiezza biologica. Molte delle cose che io sto dicendo me le ha trasmesse lui, io le ho un attimino, da lì sono partito, essendo questo è il mio mestiere, ho sviluppato diciamo una tematica un po' più articolata sulla base della letteratura, ma quello che lui mi ha detto è l'annuncio di quello che adesso io vi sto trasmettendo. L'ampiezza biologica si ferma. E siccome non incontra motivo di arrivare apicale fino all'osso, si ferma prima dell'osso e quindi si trova, c'è lo spazio per starci tranquillamente interessare solo la base emisferica senza andare a creare di assorbimenti ossei. E siccome è affidabile la tecnica, qua sì che vale la pena di metterci, penso. Ho pensato, siccome tutto quanto teoricamente funziona, allora qua vale la pena anche di spenderci un innesto connettivo. Se tutto teoricamente funziona, andiamo a provare allora. E così nel 2006 non sapevo cosa fare, nel 2009, sulla base di tutte queste lucubrazioni, vado e operiamo il paziente con questa nuova visione, questo cambio di paradigma. Velocemente, cresta molto sottile. Riusciamo a mettere il nostro impianto e la cresta è sottilissima, vedete? Guardate. Guardate questo diametro, occupa tutta la cresta, un pochino anche fratturata. Ma guardate le dimensioni del tubo che passerà, sono queste. Guardate, non c'è testa di impianto qui che vado a occupare spazio. Questo verrà occupato da tessuto biologico umano, non testa di metallo di impianto crestale. Per cui, quando noi mettiamo, a questo punto abbiamo ricreato un po' di tessuto con l'osso che abbiamo conservato, abbiamo messo l'impianto sotto cresta, abbiamo preparato la nostra IAC, Integrated Abutment Crown, e la andiamo a posizionare sul nostro impianto e l'attiviamo. A questo punto, per dare quell'atrofismo e quel volume ai tessuti molli che vogliamo, facciamo il nostro innesto di connettivo e lo posizioniamo. Bene, questo era come si era presentato Paolo. Lo stesso giorno, così esce. Quattro mesi dopo, mette la corona definitiva. 9 anni dopo, viene a controllo. Non si è più visto per 9 anni. C'è stata possibilità di richiamarlo dopo. Viene a controllo semplicemente perché era sporco, voleva che gli pulissimo i denti. Guardate però l'osso. Guardate anche il crown implant ratio che questa corona singola riesce a sopportare senza perdere osso. Hanno un senso questi impianti, vedete? Se non sono riuscito con la teoria, almeno guardate le immagini. Prima il livello, guardate il livello, dov'è il margine? Al carico e guardate 9 anni dopo. Non si è mosso niente. È tutto stabile, immobile, perché è tutto biologicamente conservato. E questa è bellissima, guardatela, la crestina vestibolare espansa per poter posizionare l'impianto, che
si è mantenuta. Bene, e quindi davanti a un caso come questo è semplice, senza perdere tanto tempo, niente graft, si prende uno di questi impianti, lo si mette, gli si mette l'innesto connettivo e questo è il risultato. Bene, siamo arrivati al 2011. Sì, Elisabetta è data Simona è 2011 perché questo è l'ultimo caso, poi non vi disturbo altri perché mi piace condividerlo, perché Simona ha aperto una nuova via, una nuova strada. Che non me la, cioè, se vi dico che è possibile la rigenerazione verticale del parodonto, adesso mi abbandonate, guardiamo questo caso, prima di prendere delle decisioni, guardiamolo insieme, è uno stimolo alla riflessione. Allora, sappiamo che la rigenerazione verticale è una cosa non predicibile. Bene, sappiamo che l'abbiamo vista molte poche, anzi, molte volte non l'abbiamo proprio vista. Rigenerazione verticale, perdon, non l'abbiamo vista. Boh, io ve ne mostro una, se poi lo guardate, cioè, consideriamola insieme e facciamo le. E chiaramente non c'è istologia, è clinica e radiografia. Però, se uno assomiglia a parodonto, se uno assomiglia a osso, se sembra osso, somiglia a osso, molto probabilmente qualcosa di simile sarà. Beh, ma comunque è tutto da vedere, non voglio entrare nel merito, ma vi mostro solo questo caso perché secondo me vale la pena. Simona si presenta nel febbraio del 2011 con una gravissima lesione endoparodontale. È disperata, non ha più una vita sociale, ha paura di perdere il dente, gliel'hanno splintato, ma così non può andare avanti. Esce pus, è disperata. C'ha 42 anni e così non può andare avanti. E beh, è un caso, non è semplice, dico io, perché tessuti sottili, lesione endoparodontale. Io consiglio quindi, come sempre in questi casi, di attendere che l'infezione se ne vada. Quindi, se eseguo un'estrazione, più possibile, beh, non è stato neanche difficile, però c'era un piccolo spicchio d'osso che valeva la pena di tentare di mantenere. Una volta l'alveolo, metto un po' di fibrina e un pontic che entra in alveolo. In sostanza, seguo quello che dice la scuola svizzera, che l'early loading. Lasciamo che i tessuti molli guariscano, chiudano la ferita e poi rientriamo tra 4-6 settimane e facciamo quello che c'è da fare. Perlomeno abbiamo la possibilità poi di lavorare su tessuti già esistenti quando stanno guarendo. Quindi lasciamo passare un po' di tempo e ritorniamo. La paziente si ripresenta così, non c'è stata chiaramente rigenerazione, c'è stato un infossamento dei tessuti, per cui cosa abbiamo detto? Qualità e volumi gengivali da ricreare, innesto di connettivo. Osso mancante, impianto Bicon. I due amichetti, quelli che per me sono i due amichetti. Allora, facciamo il nostro prelievo, chiaramente è stato un prelievo un pochino ampio. Posizioniamo l'impianto giù in fondo. Vi ho detto che può essere posizionato fino a 5-6 mm, ve lo dirà meglio i miei predecessori, i miei oratori, sono loro quelli a cui dovete fare riferimento per quanto riguarda la tematica, come si mette, cosa si mette, cosa si usa. Io vi faccio vedere quella che è stata l'esperienza in ambiente accademico che io posso condividere con voi. Metto fino a livello della deiscenza vestibolare ossea, quindi là in fondo. Prendo questo abutment col gambo, vedete che gambo bello lungo, che lo attivo, arriva con la base emisferica là dove c'è la cresta, vedete? E la seguo, seguo l'abutment perché? Perché questo mi serve per mantenere il tragitto osseo. Visto che c'è una perdita di attacco, metto la melogenina per favorire la rigenerazione parodontale. E utilizzo l'innesto di connettivo anche come membrana per proteggere il tessuto sostitutivo d'osso che utilizzo per creare
creare questa nuova compagine che dovrà sostenere i tessuti molli, i tessuti, gli impianti. Suturo e aspetto. Questa è la situazione ossea appena e dell'impianto appena posizionati. Passano qualche mese, l'impianto si è integrato, i tessuti si sono rimaneggiati e la testina compare qua. Benissimo, faccio un piccolo punch e libero la testina. Porto via l'abutment, ho pronta la corona YAC Integrated Abutment Crown, che ricordate non ha bisogno di cemento perché viene filata a pressione e come vedete è cementata fuori dalla bocca sull'abutment. Quindi questa a pressione viene posizionata. Questa è la corona appena posizionata. Si lasciano guarire i tessuti, si prepara la corona definitiva e la si attiva. Prima delicatamente, manualmente, poi con un piccolo colpetto dell'attivatore. Questo è il quadro finale. Questo è prima. Questo è 6 settimane dopo l'estrazione. Abbiamo atteso, secondo quello che dice Belzer e Buser. Qua abbiamo l'impianto subito dopo il posizionamento. Questa è la protesi provvisoria immediata, perché un carico, e questa è la guarigione finale. Bene, era un caso un po' complicato, ma sembra che l'abbiamo trattato bene, ma guardate, 5 anni dopo, 5 anni dopo è proprio bello. Esteticamente tutto si mantiene, tutto è bello, è guarito bene, sta bene, è stabile. Ma non solo c'è la stabilità dei tessuti molli, guardate la stabilità dei tessuti duri. Se voi guardate bene la BIC, non si è mossa. Ed è la BIC quella che importa. Bone implant first point contact. E adesso quello che qui volevo dire, che per concludere, che vi ho, credo, occupato anche troppo del vostro pomeriggio, nel 2011 era qui il livello dell'attacco clinico. Poi abbiamo fatto tutta questa procedura e guardate dov'è adesso. Io ritengo che in qualche maniera c'è stata una crescita coronale dell'attacco. Ai posteri, largo sentenza. Io quindi, anche qui abbiamo ritenuto che valeva la pena di pubblicarlo per renderla di pubblico dominio. Chiaramente, io ringrazio tutti gli autori che mi sono stati vicini, adesso è chiaro che ne dimentico senz'altro, per cui non ne citerò nessuno, ma sappiate che siete tutti sempre con me nel mio cuore. E ringrazio, prima di lasciare questo seminario, i miei maestri, soprattutto, chiaramente, compianto il professor Gotte, il professor Urbani, il professor Cavalleri. Ringrazio colui che ha cercato di insegnarmi un po' di ortodonzia, il professor Bertelè, e colui che tuttora sta cercando di insegnarmi, che è il professor Faccioni, tutti i chirurghi che continuano ad insegnarmi qualcosa nelle loro pratiche, e soprattutto il direttore, il professor Nocini, che insomma, in qualche maniera ci lascia crescere e ci ha dato la possibilità di creare queste cose senza che ho potuto dimostrarmi. Un ringraziamento alla Bicon, della possibilità che mi ha dato di tenere questo webinar e soprattutto ai cari colleghi che ho già citato prima ma che voglio ancora adesso ringraziare, Carbonaro, Carelli, Ciconetti e il professor Maricola che ci ha guidati nella creazione di questo webinar. Grazie a tutta anche l'assistenza tecnica che è stata impeccabile e grazie a tutti voi per avermi dedicato il vostro tempo. Cosa è successo? Ecco qua. Bene, signori, vi lascio e per qualsiasi domanda o cosa, o che possiamo vederci continuare adesso, oppure questa è la mia mail universitaria, potete contattarmi qua, sarà un piacere e un onore. Grazie mille. Cosa faccio adesso? Cosa faccio adesso?
Lascio il meeting? No. Ah, bene. Ah, devo guardare le domande. Ah sì, le domande, hai ragione. Vado a vedere le domande. Perfetto. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buonasera, buongiorno professore. Buongiorno professore, ragazzi, vi ringrazio. Ma non ci sono domande. Oh, finalmente una domanda. Gianni, allora, sono state inserite quattro corone singole o unite tra loro? Nel momento della chirurgia erano due e due, sono state unite. Erano saldate due e due del posto chirurgico. Poi sono state tutte fatte corone singole. L'11 messo a carico. A carico immediato a Paolo di che diamo? Questa domanda? Non so. Sono tanti amici che mi salutano. Excel, sì, no, le domande. Io vi ringrazio perché sono un sacco di complimenti e mi fa proprio piacere. Però non trovo domande da farvi, da rispondervi. Niente, nessuno ha fatto domande. Vi comunico che nessuno ha fatto domande, hanno fatto solo grazie, vi ringrazio, complimenti. Io starei qui a leggervi tutti i complimenti, però se non mi fate delle domande. Non c'è una domanda? Niente? Allora, signori, non sono state domande. Ma ecco, quando ci parli delle perimplantiti, ne avrei una io. Allora, chiaramente io sono a disposizione, per me sarebbe un onore, ma tutte queste domande devono essere rivolte alla Bicom e al nostro direttore scientifico che è il professor Marincola, alle mail che avete a disposizione. Ho chiesto che potete usare il Tut Transformer. Sai che non so cos'è? Non so cos'è. Per cui passo alla seconda domanda. Tut Transformer. Perdonami, ma non lo so. Probabilmente qualcosa di protesico, vero? Sì. Allora, come valuta il rapporto corona-radice? Qua c'è da parlare un pomeriggio, ma credo che non ne vogliate parlare. Allora, questi impianti sono capaci per il fatto di come sono disegnati, no? Perché sono magici, ma perché hanno una forma tale per cui l'osso si trova bene. Ha una forma plateau. Dovete guardare i seminari Carbonaro, però, di Carelli e di Ciconetti. La forma plateau consente la creazione di camere d'osso. Questo ve lo posso anche accennare io. Se l'osso ha dei volumi tali dove può crescere, in cui arrivano anche i vasi, corticalizza. Là, attorno a questi impianti, nello spazio tra le plateau, è come una camera d'osso in cui l'osso può maturare e corticalizzare. Per quello che risponde così bene. Anche perché, da un lato, la plateau agisce con la parte inferiore, dall'altro con la parte superiore, quindi si aiuta con le forze laterali. Sono impianti che è chiaro che non fa piacere a nessun impianto una forza laterale, ma questi per la loro forma danno delle capacità che, pur piccoli, possono compararsi con impianti cilindrici o a vite di più grosse dimensioni. Se non c'è questa stabilità e questa capacità di far maturare l'osso con la legge di Wolff, guardatevela guardare, perché anch'io l'ho valutata, e invece è fondamentale. Se l'osso stimolato non supera le capacità di sopportazione, matura. E poi il fatto che se io perdo anche un millimetro in un impianto che è 6 mm o 5 mm, il rapporto con la radice aumenta ancora tantissimo, mentre invece se rimane stabile, quello è.
E per cui sono capaci di confrontarsi con rapporti corona-radice che possono arrivare anche superiori a 2,5, 3. C'è Urdaneta, che è stato un grande studioso, e cita 4-5 volte. Per me 4-5 volte è troppo. Vuol dire una cosa così, è troppo. Ma sicuramente può arrivare a 3. E 3 è tantissimo. Pensate che il mio collega, il professor Macchiodi dell'Università di Verona, aveva sancito che in 2,6 mi pare il massimo che posso portare. 2. Insomma, noi, io ho provato in un articolo che non vi ho curato, ma insomma, abbiamo visto che i nostri impianti possono tranquillamente sopportare corone singole con valori di 2,5. Però 2,5, fate la prova e vedete che lunga è la corona rispetto all'impianto, di standard. Ma ecco, senza, però posso dirvi una cosa, io quello dopo rispondo a tutto, però. Ah, no, allora, attenzione, attenzione. Io vi ringrazio per tutti i ringraziamenti, però basta farmi i ringraziamenti perché non trovo più le parole, le domande. Scusa, i complimenti. Va. Ragazzi, vi ho visto, se molti siete studenti, vi riconosco, vi ringrazio, non serve il momento di farlo qua. Quello che voglio dirvi è che quello che ho incontrato io, ma ve lo proprio dico di cuore, è che non si può inventarsi questa tecnica. Il professor Marincola, che è docente ed è il direttore dell'unità implantare dell'Università Cartagena, dove ha messo una struttura, grazie alla Bicom, che ho potuto apprezzare, veramente è encomiabile, dove le persone bisognose vengono curate. Persone che non potrebbero avere riabilitazione implantare, io ho visto con i miei occhi la dedizione di tutto il suo staff, di lui in prima persona e di tutto il suo staff, nell'aiutare le persone. Chiaramente, è possibile accedere per poter imparare. Infatti ci sono i corsi a Cartagena, io li ho frequentati, purtroppo non ho dato la soddisfazione al mio maestro che meritava, ma se non avessi fatto questo miglioramento con le capacità che pensavo di avere io, perché ero professore, avevo imparato a mettere avevo imparato. Facevo quel che potevo con gli altri impianti. Questi impianti hanno bisogno di imparare come ci si mette, non ci si può inventare, si fanno degli errori. Bisogna seguire il corso di chirurgia, bisogna seguire il corso di protesi. Dopo non avete più problemi. Se fai da te, i problemi vi vengono come li ho avuto io. È per quello che posso essere la persona adatta per parlarvi di perimplantiti. Carbonaro non ce li ha le perimplantiti. Carelli non ce le hanno. Loro sono quelli che sanno metterli. Dovete fidarvi di me, che non vi so mettere, so però spiegarvi, perché ho dovuto imparare, come si può rimediare la terapia delle perimplantiti. Non andate da loro, non me lo insegnano, non ce le hanno le perimplantiti. Io sì. Per cui avete questa grande possibilità. Io adesso spero, e anzi colgo l'occasione, visto che mi danno tempo e non mi chiudono, di chiedere alla Bicom e chiedere soprattutto al professor Marincola, ma so già che dirà di sì perché ha conosciuto i miei ragazzi, se riusciamo a organizzare, questo ve l'ho detto che l'avrei chiesto, lo chiedo qua quindi davanti a tutti, state buoni, se possiamo organizzare dei corsi a Cartagena anche per gli studenti dell'Università degli Studi di Verona e non solo con la Sapienza come sta facendo. Che colgo l'occasione per salutare il mio collega e amico, professor Cicconetti. Allora, vediamo un poco. Non rispondo alle domande sulle tecniche collettive del palato, perché mi è stato detto di non affrontarlo questo argomento, perché probabilmente sarà oggetto di un altro webinar, ma anche perché non vale la pena di affrontarlo così, perché è un argomento così bello che può dare talmente tante soddisfazioni, non solo in implantologia, ma anche in parodontologia. Io credo che valga la pena di dedicarci un incontro. Se la Bicom e il professor Maricolo ci daranno l'occasione, io credo che con lo staff che ha a disposizione per organizzare tutte le cose sarà facile riuscire a incontrarci di nuovo. Quindi, ah sì, il materiale usato, questo ve lo dico, certo, il materiale che ho usato è Sintograph. Deve essere assolutamente fosfato tricalcico. Se non è fosfato tricalcico, c'è il rischio che qualche granulino di materiale non riassorbito resti impegnato tra il plateau. Non è un osso di ottima qualità, e anche se è un ottimo di qualità, non è così bello se il fosfato tricalcico che partecipa con lo stesso rate, con lo stesso pattern di riassorbimento dell'osso, diventando tutt'uno,
e lui si avrebbe potuto creare veramente dell'osso perfetto con noi. Quindi usate, non voglio dire che non va bene, ma non va usato. Non è il BIOS il materiale da usare insieme a questi impianti. Io lo uso tantissimo, va molto bene, ma quando hai bisogno, che non me ne vogliono gli amici della Geistlich con cui ho degli ottimi rapporti, che sono veramente ottime persone, ottimo, ma non va bene con questo impianto. Non va bene con questo impianto perché cioè, noi vogliamo che ci sia solo osso. E il fosfato tricalcico è il materiale che si trasforma completamente in osso, completamente riassorbibile. In tanti altri casi è da utilizzare il BIOS e se avremo l'occasione vi darò le mie impressioni e tutte le volte sono uno dei più grandi utilizzatori di BIOS, lo sanno benissimo, del condominio, quindi non ho dubbi che anche loro troveranno il loro spazio. Perfetto, perfetto. Io non vedo altre domande, quindi io credo che abbiamo esaurito il nostro tempo e quindi veramente vi ringrazio tutti e spero che ci incontreremo. Ringrazio i vecchi studenti che hanno voluto dedicare un po' di tempo al loro vecchio professore. So che ci siete, ne vedo uno che saluto. E a tutti gli amici che non ci conoscevamo prima, spero che potremmo conoscerci presto, alle mie tutor aziendali, coloro che mi hanno assistito per tanti anni in chirurgia, un abbraccio, ai ragazzi che mi stanno seguendo un saluto e niente, e a tutti quelli che vogliono collaborare per portare avanti qualsiasi forma di ricerca, sono a disposizione. Quindi un abbraccio a tutti e arrivederci.